curiosità, pensavo raccontavo la storia di mio padre e della sua generazione come un libro di storia, e poi mentre lo scrivevo ritornavano a morire i ragazzini di overdose e quindi i giornali ad occuparsene, perché per 25 anni, 30 anni poi la stampa non se n'è di fatto occupata, no? C'è stata la stagione delle smart drugs, così, però in realtà era come se l'eroina non ci fosse, quindi i giornalisti non sono assolutamente più preparati. E vabbè, questa non è una colpa, il problema è che nel momento in cui l'eroina torna a far parlare di sé in modo così prepotente, non c'è nessun interesse a capire perché torna a far parlare di sé. E oggi, in un articolo su Corriere della Sera, Antonio Polito scriveva un articolo che per me è la quintessenza di quello che non bisogna scrivere, perché appunto intanto parlava di droga, come il Tirreno nel 70, la droga, non l'eroina. La droga, e quindi chiaramente questa roba crea soltanto allarme, ma non fa capire. Metteva sullo stesso piano i negozi che vendono marijuana legale con lo spaccio di eroina, e questo ovviamente per un genitore che ha in casa un figlio che magari appunto usa marijuana deve essere un incubo, ma insomma di marijuana, soprattutto quella legale che si vende nei negozi, non è mai morto nessuno, di eroina si muore, e questo parallelo sicuramente non aiuta ad alzare il livello di pericolosità delle droghe leggere, ma abbassa quello delle droghe pesanti, questo gli studi l'hanno dimostrato. La città per me è stata da sempre un luogo che non era soltanto un luogo fisico, ma proprio un luogo dell'immaginazione, nel quale poi erano racchiusi tutti i dolori, che più che le gioie, insomma. Le gioie non stavano nella città, stavano in alcuni luoghi specifici che avevano un nome diverso, che erano appunto la terra dove andavo con mia nonna, la scuola elementare e via dicendo. Quindi la relazione fra città e dolore per me è essenziale. È chiaro che la città rappresenta, da un punto di vista di storia sociale, diciamo in qualche modo la piccola città, un luogo chiuso nel quale le relazioni sono relazioni ben definite, che si fondano su rapporti molto spesso ferocemente di classe sociale, e nel caso dell'eroina anche sulla distinzione fra buoni e cattivi, che all'interno di un contesto piccolo è molto più semplice fare, per cui appunto a Grosseto, ma come in tutte le piccole città d'Italia, quando è arrivato il primo capellone l'hanno visto tutti, l'hanno visto tutti e ci hanno fatto gli articoli sui giornali, e quindi appunto la città diventa il luogo nel quale vieni riconosciuto e discriminato. Certo è che la questione dello stigma è ancora feroce. Io ho raccontato un po' la costruzione, l'invenzione dello stigma da un punto di vista proprio di storia culturale, dai primi appunto articoli che legavano il capellonismo, lo chiamavano così, appunto alla droga, per poi invece arrivare con l'avvento, ovviamente con la scoperta poi dell'HIV, AIDS, come si diceva allora, con uno stigma che non è più soltanto uno stigma di, come dire, di schifo, ma di paura. Cioè, il drogato non fa più solo schifo, ma è pauroso, cioè è quello che ti fa ammalare e poi muori, no? Alcune amministrazioni, con la scusa di proteggere i cittadini dal degrado, che rappresentano non tanto lo spaccio ma i drogati, hanno tolto servizi di prossimità territoriale per la riduzione del danno. È successo a Mestre, è successo a Roma, nel quartiere di San Lorenzo, dove poi è stata trovata morta Desiree Mariottini, una ragazza di 16 anni che probabilmente, se avesse avuto un luogo dove andare, o se qualcuno vicino a lei avesse avuto un luogo dove andare per farsi dare un primo soccorso anonimo, forse non sarebbe morta. Ormai sono anni che non si fanno più politiche serie sulla riduzione del danno, e chi lo fa veramente contro tendenza, con pochissime risorse. Lo dicevo prima, i servizi territoriali sono stati veramente frantumati, i servizi di prossimità, i camper, quindi insomma non va bene così, bisogna tornare. E poi la Conferenza Nazionale sulle Tossicodipendenze non si riunisce dal 2009, insomma, questo è un problema serio.